وعلى المايا عالمايا المايا وعلى العين يا ملاي يا بني يا بالله سكيني عطشان سكيني مايا وعلى المايا عالمايا المايا وعلى العين يا ملاي. I popolari sono nati dal basso, sono strutturati localmente e territorialmente, hanno poi rapporti con le istituzioni, ma sono fatti da cittadini e cittadine, uomini, donne, giovani, e sono in qualche modo forse una forma di terza intifada civile, tra l'altro con questa anche dichiarazione di scelta di non violenza fanno resistenza all'occupazione, resistenza al muro, difesa della Valle del Giordano. Fanno resistenza sopravvivendo a tutte le difficoltà, non so, per esempio questa questione adesso che hanno parlato loro della scuola costruita con le gomme, ci sono le demolizioni, ci sono le deportazioni e non si fa che continuare a disobbedire agli ordini militari israeliani, a ricostruire, a rifare. Infatti questo rappresentante del Comitato della Valle del Giordano, che forse verrà a Novara il 14, si chiama Fati, lui dice che i suoi strumenti di lotta sono le mani per costruire i mattoni, per continuare a rifare quello che i soldati israeliani smantellano. Prima di tutto diciamo questa cosa, che la Palestina tutt'oggi è divisa in tre aree, area A, area B e area C, in seguito ai piani di pace, gli accordi di pace che sono del 1995. L'area A è di completa gestione palestinese e sono le città. Le aree B sono di gestione amministrativa, di amministrazione civile palestinese, ma di controllo della sicurezza israeliana. Le aree C sono di completo, cioè pur essendo territori del futuribile Stato di Palestina, sono sotto controllo sia civile che militare, quindi amministrati dagli israeliani. Sono gli israeliani che raccolgono le tasse e poi le devono girare all'autorità nazionale palestinese, e poi c'è tutto il controllo militare che poi vedrete all'opera, diciamo, nel video. Nello specifico della gestione dell'acqua, addirittura la situazione è ferma al 1967, quando l'esercito israeliano, reagendo all'attacco di alcuni paesi arabi, ha invaso Gaza e la Cisgiordania. Ha imposto la gestione delle risorse idriche sotto il Ministero della Difesa, il Ministero della Difesa israeliano, che ha applicato le leggi, ad esempio questa legge della nazionalizzazione delle risorse idriche, che uno dice è bella cosa però nazionalizzare l'acqua, però l'ha nazionalizzata allo Stato israeliano, allo Stato di Israele, no? E quindi ci sono state confische. Poi sono state proibite nuove strutture, nuovi pozzi, se non c'è il permesso dell'esercito israeliano. Il 90% delle richieste di permesso resta in evaso. Non solo, ma si risale alla situazione del 1967, quando c'erano richieste d'acqua in corrispondenza di quella popolazione. Adesso siamo arrivati nel 2011 e ancora si è fermi là. Diciamo, i palestinesi devono inoltrare domanda alle autorità militari israeliane per quello che riguarda il numero dei pozzi che possono avere, la profondità dei pozzi, e anche questo è importante perché i palestinesi possono arrivare fino credo a 200 metri di profondità, mentre invece poi gli insediamenti israeliani vanno molto più profondi, e quindi c'è un impoverimento delle falde, un risucchiamento da parte delle colonie israeliane. E anche è l'esercito che determina la quantità d'acqua che i palestinesi, a corto di sorgenti di pozzi, comprano da chi gestisce l'acqua. Chi gestisce l'acqua è questa società che si chiama Mekorot, che è una società israeliana che vende acqua.
Tra l'altro il 40% dei palestinesi non è servito da una distribuzione idrica, il che vuol dire che devono comprarla da depositi oppure da camion cisterna che girano, con quindi un aumento di costi, anche con una diminuzione invece della purezza dell'acqua. Da tutto questo deriva una forte disparità di consumi. In generale si dice consumo medio giornaliero pro capite palestinese 70 litri e consumo medio di cittadini israeliani 300 litri al giorno pro capite. Però le medie non raccontano la verità, perché altri dati, che tra l'altro sono raccolti da questa associazione israeliana che fa osservatorio sui diritti umani nei territori palestinesi, che si chiama Bezalem, il 10% dei palestinesi vive con meno di 30 litri e addirittura c'è una trentina di villaggi che vivono con meno di 10 litri al giorno pro capite. Teniamo conto che i 20 litri al giorno sono il livello minimo di sopravvivenza in caso di disastro umanitario, quindi è come dire che la normalità di queste persone è a livello del disastro umanitario, vivono quotidianamente il disastro umanitario. E viceversa, i coloni negli insediamenti israeliani hanno un consumo quotidiano che va dai 400 ai 700 litri, no? Abbiamo poi visto che uno guarda dall'area assetata, guarda e vede tutte queste piscine. Ecco, questa società israeliana Mekolot gestisce nella Cisgiordania il 56% delle risorse idriche. Cisgiordania, perché stiamo parlando di territori palestinesi, no? E il 98% nella Valle del Giordano. La Valle del Giordano dovrebbe essere quella che fornisce più acqua, no? Più ricchezze idriche. I 42 pozzi israeliani sono per la maggior parte, 28 sono nella Valle del Giordano. Naturalmente Mekolot dà precedenza alle colonie e non fa manutenzione per gli impianti che sono nei villaggi palestinesi, quindi le perdite d'acqua sono... Un altro protagonista è il muro, sapete, il muro di, lo si può chiamare in diversi modi, un muro di sicurezza, un muro di contenimento, un muro dell'apartheid, che si è mangiato una ventina di sorgenti palestinesi accuratamente scelte e ritagliate, perché se poi si vedrà che il percorso non segue né la linea dell'armistizio né la linea qui, va a prendere ciò che interessa, diciamo, alla situazione israeliana. E poi il muro, anche siccome sprofonda 2 metri, in molti casi ha interrotto le tubature. Un altro elemento che ci hanno spiegato è quello delle acque reflue. Ecco, abbiamo visto, si vedrà che per esempio le acque reflue passano il muro, cioè le acque reflue dopo il consumo palestinese in certe località passano il muro e vanno dalla parte israeliana. Israele le depura con i costi sostenuti dai palestinesi, perché detrae questi costi appunto da questi versamenti che dovrebbe fare l'amministrazione israeliana, dovrebbe fare l'autorità nazionale palestinese. Poi queste acque depurate le riutilizza per la propria agricoltura. Infatti i palestinesi, per sintetizzare, ci dicevano: noi l'acqua la paghiamo 3 volte, quando ce la tolgono, perché no, la paghiamo come mancanza, poi la ricompriamo depurata peraltro spesso a spese nostre, e poi compriamo l'acqua per gli usi domestici. Bezalem sempre ha fatto un confronto per le spese dal punto di vista di una famiglia, le spese per l'acqua. Allora, in media una famiglia palestinese spende il triplo di una famiglia israeliana nelle colonie, spende l'8% del bilancio mensile, che è 2 volte la media mondiale. Però dove non c'è il collegamento si arriva perfino a spendere il 50% del bilancio mensile, a fronte di uno 0,9% di percentuale del bilancio mensile di una famiglia nella media israeliana.
le istituzioni. Allora, da parte palestinese c'è l'autorità palestinese per l'acqua, una cui rappresentante ha sempre seguito la nostra carovana, che è l'ente tecnico di gestione, che però deve negoziare tutto con Israele in base sempre a questi ordinamenti militari. E poi è stato creato un comitato congiunto per l'acqua israelo-palestinese, che però è di predominanza israeliana, perché Israele ha il diritto di veto ed è poi quello che ha bloccato, per esempio, che blocca anche progetti dall'autorità nazionale per una depurazione indipendente di parte palestinese e tante altre cose. Ne avrei anche degli altri. Voglio solo chiedere, quando ti hai iniziato a quando ci hai detto questa divisione in tre. Questa divisione è stata fatta sulla base di che cosa? Allora, questo qui è il frutto, è il frutto del diciamo degli accordi di pace di Oslo. Okay. No, ma la cosa grave è che sono del 1995, ma l'area doveva essere un work in progress, no? Cioè nel 1999 quello che all'inizio era per motivi di sicurezza riconosciuti, per esempio la Valle del Giordano è tutta la fascia che separa motivi di sicurezza, diciamo. Così detto, comunque da parte del vincitore, sì, ovviamente. Sì, nel 1999 l'area C doveva diventare area B, l'area B doveva diventare area A e con una seconda. Invece questa cosa si è congelata ed è quindi. Allora, in nome di questo, qualunque cosa facciano i palestinesi che non è permessa dall'esercito italiano diventa una cosa illegale. Ma è l'origine che è illegale, perché l'area C era a termine nel 1999, perché prefigurava il percorso verso lo Stato indipendente di Palestina. Qui, questi di Bezzenensi sono copie, aspetti, adesso se lo trovo rapidamente, se no pazienza, ci sono per quali motivi a volte vengono confiscate, e tanto non lo trovo, vengono confiscate i pozzi, poi qui si vedrà, vengono distrutti i pozzi e confiscate le pompe, che magari faticosamente con i contadini palestinesi sono riusciti a trovare i fondi, a investire, a comprare la pompa e tutte queste cose qui, e poi arriva, perché vogliono continuare a vivere e a coltivare il più possibile, ad avere agli animali e così via. Quindi scavano dei pozzi illegali da questo punto di vista, poi o per delazione, perché c'è anche questo, oppure perché ci sono i controlli, noi li abbiamo visti, com'è che si chiama quando abbiamo visto i soldati che procedono così giù per i pendii, no? E guardano nei cespugli se si nasconde il pozzo, fanno i rastrellamenti alla ricerca dei pozzi e quando li trovano li distruggono, confiscano, quindi ci sono danni finanziari e si portano via la pompa nuova. Oppure lasciano incominciare, ti ricordi in quel campo, hanno detto che hanno lasciato avviare le coltivazioni di fare il campo di cetrioli. Arrivati quando avrebbero veramente bisogno dell'acqua, allora sono intervenuti a distruggere. Cioè c'è anche questo sadismo, questo stile persecutorio proprio di. يا ملاي يا بني والله سقيني عطسا سقيني ماي وعالماي يا علماي وعلاي يا ملاي.